Buon sabato ragazzi, buona serata, stavo dicendo buona serata, buon sabato ragazzi, si rientra dalla giornata piuttosto faticosa direi. Io adesso mi concedo una skin care che è già un po' che non vado in onda con una skin care, che non è nient'altro che la cura della pelle, eh? Non è una ricetta medica, facciamo scorrere un po' l'acqua. Che venga calda, intanto metto ad inumidire la mia figa spugna. Skin care, diamo una pettinata alla barba. Ecco l'acqua calda. Ho il mio tonico e gel detergente. Settimana piuttosto difficile, settimana improntata lavoro fino a tardi. Ma io non capisco perché non arrivi mai l'acqua calda. Eppure le bollette le ho pagate tutte. Ho anche 2000 euro di riscaldamento da pagare, quindi. Ah no, eccola qui l'acqua calda. Vabbè, ma una parte l'ho già pagato, quindi. Allora, vediamo un po' con il gel detergente Detox, Garnier, si vede? Sì, si vede. Molto luminoso. Vado a detergere allora il viso. Andiamo di detox allora, togliamole queste tossine. È un'azione sempre piuttosto rinfrescante per la pelle. Questo bisognerebbe farlo almeno una volta alla settimana. Prendete l'abitudine anche voi. Come vi dicevo tempo fa, prendete i prodotti nel bagno, che vostra moglie sicuramente ce li ha, e provate a utilizzarli. Pulendoli poi, perché voi non è che poi potete lasciare le spugnette sporche, almeno lavatele con acqua calda. Però utilizzate, fate questo esercizio, è importante proprio per andare a fare dei test e vedere la pelle come risponde. Una skin care è importante soprattutto d'inverno, perché d'estate, bene o male, con il sudore la pelle si deterge da sola, ma d'inverno rimane tutta lì il sebo, perché è prodotto apposta il sebo proprio per difendere la pelle. Però la pelle non ha capacità di pulizia autonoma, comunque il residuo va tolto. Altrimenti lentamente si toglie da solo, però sul cuscino. E poi respira meglio. Adesso con il detox che ho passato, la pelle risulta più secca, sì, ma adesso andiamo. Secca e lavata comunque, pulita, e adesso vado a trattarla. Dovrei mettere il tonico, però se metto il tonico vado a riempire i pori, mentre io voglio utilizzare un'ampolla di acido ialuronico, perché mi sembrano buone queste di L'Oreal. Allora mettiamoci un'ampolla che arriva Lift con acido ialuronico.
Bisogna stare attenti. Questa non è in vetro, è di plastica, però intanto faccio sempre fatica ad aprire, però per la sicurezza è fatta in plastica. È importante utilizzare ogni tanto queste ampolle perché vanno veramente a nutrire la pelle che siamo andati a detergere, eh? E che vi potete sbizzarrire con il contorno occhi, le palpebre, chi più ne ha più ne metta. Comunque, molto valide le ampolle. Vi dà subito una colorazione diversa, eh? Vedete, ciò che avete tolto prima la pelle di sebo, adesso vedete com'è subito più luminosa, com'è più intensa. E non è che ne abbia usato tantissimo, vedete? Cioè mezza ampolla, basta. Il resto la mettiamo da parte e io la utilizzerò domani, dopo la confinatura. Finisco la mia ampolla. Fatto questo, che ho trattato la pelle, vedete che ci vuole veramente poco poi per sistemare la pelle. Avete un aspetto diverso, da giallo, bianco, che ero, ho già un aspetto, un colorito migliore. E non è che le ampolle siano colorate, non hanno pigmento. Proprio la pelle che risponde così perché è un acido ialuronico, quindi gli dà tono. E adesso vado a pettinarmi un po' la barba. Questa volta diminuisco però la temperatura perché altrimenti me la brucio. Volevo infatti farla senza immedirla, però non mi ricordo più come si fa. Allora, anziché sul 5, la metterò. Mettiamola sul 2, va prima. Quando lampeggia, bisogna aspettare un attimo, perché vuol dire che la temperatura non è ancora arrivata al suo grado. Oh, adesso siamo sul colore fisso, per cui posso andare a pettinare leggermente la spazzola è tiepida, non è bollente, quindi non rischio di bruciarmi. Ancora un poco. Più di 3 no, però. Ah, sta diventando calda, la barba, ottimo. Bella tiepida.
Vedete che i baffi erano ricci? Bellissima la spazzola così, eh. Guardate come si modella. Io direi che così è sufficiente per avere una bella barba voluminosa ma pettinata, disciplinata, quindi può bastare così. Alla fine comunque basta poco anche per la manutenzione della barba, nonostante abbia una lunghezza di tutto rispetto, un po' perché vabbè, l'ho mantenuta io durante queste settimane, devo fare un salto dal barbiere per barba e capelli. Comunque ho notato che si riesce ad avere un buon risultato casalingo, appunto con queste pettinature a caldo e soprattutto con la cura della pelle, perché poi contrasta pelle e barba, non si può avere una barba folta per poi avere una pelle secca, bisogna avere tutto a posto, no? Bene, in questo scarso quarto d'ora abbiamo visto un po' come gestire. Mamma mia, che barbazza comunque, ragazzi. Non è mica male, io sono contento di questa barba. Mi piace. Sì. Così è più ordinata, perché comunque poi quando è in disordine vanno i peli da tutte le parti, sta male, invece così è ordinata, pettinatura a caldo che d'inverno ci sta veramente come le pere col formaggio, insomma. Bene, fatevi una pera col formaggio, tanto si trovano le pere d'inverno, no? Sempre si trovano. Con il caciocavallo magari. Mica male. Qualche tarallo, un bicchiere di vino e via. Un abbraccio da Mauro dal canale della rasatura del neofita, dal barbuto di Lernia. Ci vediamo domani per la confinatura. Statevi bene, guagliò, a domani.